Slitta la prossima settimana la discussione in Consiglio regionale sul piano del paesaggio, la legge che disegna il futuro del territorio toscano dalle Alpi Apuane alla costa alle colline. Il piano era all'ordine del giorno nelle sedute di questa settimana nella versione modificata dalla Commissione Consiliare Ambiente, che ha ammorbidito le prescrizioni contenute nel testo originale già approvato lo scorso luglio. Ma all'ultimo minuto il presidente Enrico Rossi ha deciso di aprire un confronto con il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Il passaggio al Ministero è dovuto al fatto che in Commissione, attraverso i lavori di queste settimane, abbiamo modificato delle cose che sono di competenza anche del Ministero e giustamente oggi il Presidente della Regione verificava col Ministero rispetto a questo percorso e a queste novità la valutazione da parte del Ministero stesso. Per queste valutazioni Franceschini si è preso 3 giorni. Nel frattempo, su richiesta di Rossi, l'Aula ha votato a maggioranza per il rinvio, nonostante la contrarietà di Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Fratelli d'Italia. Siccome il Ministero dei Beni Culturali aveva espresso tramite la sottosegretaria Borletti perplessità sul lavoro che stavamo facendo in Commissione, sarà sommariamente peggiorativa rispetto a quello che è stato già licenziato, che non è bello, e quindi ci sarà una discussione in merito. Insomma, qui ci si dividerà fra chi è per il lavoro, le imprese e l'occupazione e che invece per l'ambiente, così com'è come concetto ideologico e non nell'interesse anche dello sviluppo economico della nostra regione. Giovedì prossimo si riunirà la conferenza dei capigruppo per fissare l'ordine del giorno della seduta già convocata per il 24 marzo. Potrebbero essere convocate anche nuove sedute, ma il termine ultimo, prima delle elezioni del 31 maggio, resta il 28 di marzo.